Sì, dai. 3, 2, 1, Buonasera. live. Ciao a tutti, bentornati su Truffle for Dummies, la cerca del tartufo per novellini. Come ogni lunedì siamo qui in diretta con Luigi Di Bacco della scuola Maiella. Ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti, grazie che ci seguite. Ciao, Dan. Ciao, allora stasera diretta speciale, non abbiamo scelto un argomento perché sempre lunedì ci sono tante domande, non riusciamo a rispondere a tutti, allora abbiamo deciso di fare una diretta in cui nella chat qui di fianco saremo a disposizione vostra per un'oretta. E per le vostre domande, come ho già scritto nella chat privata di Patreon, per tutti i Patreon, se andrete a commentare in chat hashtag Patreon, avrete la priorità sulle risposte. Perché giustamente partecipate ogni mese alla vita del canale, quindi è giusto che ogni tanto abbiate anche i vostri privilegi. Comunque cercheremo di rispondere a tutti, a Patreon, non Patreon. Poi verso la metà della diretta spiegherò un po' meglio, come sempre, come poter diventare Patreon di Truffle for Dummies, quindi di partecipare attivamente alla vita del canale, decidere un po' insieme gli argomenti delle prossime dirette, dei prossimi video. Dunque, a metà diretta ve lo spiego. Vi ricordo anche che proprio sotto lo slot in cui potete lasciare i commenti della chat c'è un simbolino col dollarino. Anche lì potete fare donazioni estemporanee a Truffle for Dummies, nonché mettere in risalto la vostra domanda e far sì che sia notata più facilmente, ma comunque tenete conto che è un modo di partecipare alla vita del canale. Allora, Luigi, intanto che aspettiamo le domande, mi aveva intanto tutto bene? Che cosa, scusami? Cioè, intanto che aspettiamo le domande, ti chiedevo tutto bene? Sì, ringraziamo Dio, sì. È stata una settimana un po' particolare, se n'è andato un signore che è stato il primo che è Orazio, a una certa età, che mi diede la prima rivista di Diana da ragazzino. Proprio oggi hanno fatto i funerali, purtroppo. Però, per il resto. Va bene, andiamo avanti. Intanto saluto l'immancabile Asia. Ciao Egidio, Alberico, Ciancia, Savino, Marco, Davide, Valerio, Mauro, Pippo, Giovanni, Scusate. Ilenia, Re, Giuseppe, ciao Antonio, Piscella, ciao, ciao a tutti. Allora, Giuseppe, sì, Giuseppe, Luigi. Ho sentito una Patreon prima dell'inizio della diretta che mi aveva fatto qualche domanda, io le ho risposto al telefono, si chiama Maddalena, ma le avevo promesso perché ha delle difficoltà ad aprire la chat sul telefono. Gli ho spiegato un po' come c'è. Maddalena, se ci sei, fai un segnale, se no comunque ti avevo promesso che avrei fatto queste domande anche a Luigi per confrontarci. Lei ha quattro cani. Una domanda che mi ha fatto era: allora, tre cani lavorano bene, riporto perfetto. Il quarto cane sul riporto gli mangiucchia i tartufi e chiedeva illuminazioni. Io ho dato la mia risposta, però vorrei sentire la tua, poi ti dico cosa gli ho detto io secondo me. Si Però può dammi invece intervenire? come elemento è un po' particolare perché, cioè, ti dicevo, probabilmente o gli è stato fatto mangiare il tartufo da cucciolo e va in pulsione fame e durante il riporto può stringere, o addirittura può essere anche di tipo emozionale. Ci sono dei cani che lo fanno perché non sanno gestire l'aspetto emozionale, cioè quella del riporto è un'esaltazione un po' particolare, soprattutto quando si ricerca con più di un cane contemporaneamente. Quindi
Possono essere diversi i fattori, eh? Possono essere diversi, perché se era per pulsione di fame probabilmente lo mangiava nella buca, quindi l'andrei anche a escludere questa cosa, a meno che non è piccolo di età, perché mi sono capitati cani con pulsione di fame che fino a 6-7 mesi riportavano bene, poi aumentando la forza particolare andavano a rompere il tartufo, soprattutto se parlavamo di estivo. Però a volte è anche emozionale, un fenomeno che se con attenzione lo guardiamo sul bianchetto accade spesso, il cane che ha molto rispetto del tartufo, che nel contesto per dimensione lo ingoia, se noi lo riflettiamo ci rimane quasi male, solo, io dico se lo è bevuto, nel senso che non si è reso conto neanche di averlo ingoiato, e come sempre mai dire mai rimproverarlo. Una cosa che potrebbe un pochettino aiutare, però adesso stiamo parlando da lontano senza vedere il soggetto, quindi anche stimolarlo con il tartufo fresco proprio in un'azione di riporto a breve, esaltarlo, però ti ripeto, dipende anche da come sa gestire la mascella, perché poi c'è da dire una cosa, che con le mangimistiche molti dei nostri cani hanno poco di mistichezza a utilizzare la bocca, perché i mangimi, soprattutto quelli per cuccioli, vengono sempre più piccoli in maniera tale che questi cani dimostrino la loro voracità, e di fatto la bocca la usano molto poco, la sanno usare quasi le razze a riporto. A volte capitano dei soggetti che gli devi ristimolare la bocca perché non conoscono il loro punto di presa. A grandi linee, così dalle informazioni che mi hai dato. Dopo, se si riesce a vedere un video, se si riesce a capire anche la razza, ci sono razze che hanno una maggiore consapevolezza della pressione delle mascelle, razze che ce l'hanno di Meticcio meno. bracco. Medicio Bracco, Bracco già è un po' duro di bocca, il Bracco in generale, mo parliamo, stiamo generalizzando, perché poi in realtà ha avuto dei Curzer molto delicati, addirittura hanno riportato il bianco senza rovinarlo, però mo ci risiamo. Io una domanda che avevo fatto a lei, che mi sono sentito di fargli. Ciao Pro Tiger Wolf, benvenuto. Allora, una domanda che avevo fatto a lei era se manteneva lo stesso comportamento sia con i tartufi grandi che con quelli più piccoli. E lei mi ha risposto che effettivamente con i tartufi grandi questo comportamento era molto molto meno presente, praticamente nullo, mi sembra di aver capito. E l'idea che mi sono fatto io, beh, poi io ragiono così, io ho la mia pista, è che secondo me è come il cane in buca che mangia il tartufo piccolo ma non quello grande, e che mi viene da dire anche che forse noi siamo più perentori su certi tipi di tartufo che su altri, più perentori su certe dimensioni piuttosto che su altre. Quindi più laschi nella richiesta al cane e più felici rispetto invece a una buona risposta del cane su un tartufo piuttosto che su un altro, e che il cane quindi c'è il rischio che non è tanto una sua prerogativa, ma che gliel'abbiamo comunicato noi, che magari sul tartufo più piccolo si può permettere delle libertà che poi su quelle più grandi non si pone. Quindi penso che alla fine un po' chi pregi e difetti ce li abbiamo sempre in carico noi. Cosa ne Poi pensi, questo Luigi? amplifica se il nostro cane, come ci ricolleghiamo agli appuntamenti precedenti, il livello di intelligenza adattativa, no? Che è quell'intelligenza che ci dice già la parola stessa a che cosa serve. Se ha una grossa intelligenza adattativa con il nostro atteggiamento, questa cosa si va a amplificare tantissimo. Sì, è una bella. È probabile anche, cioè si dovrebbe chiaramente si dovrebbe valutare, perché mo solamente da come ci ha raccontato la proprietaria abbiamo pochi elementi per, cioè, se no ci mettiamo a fare gli stregoni.
Però effettivamente sono tutte strade plausibili. La fase del riporto ce l'ha, altrimenti non ritornava per niente da lei, quindi è acclarato che questa azione la svolge, e il fatto che si comporta in maniera diversa per dimensione è anche perché in un attimo, ecco, andiamo all'arousal. Ecco perché i nostri appuntamenti sono stati costruttivi, perché poi si ritorna sempre al cerchio dell'apprendimento e delle varie sfaccettature. La rosa è quell'atteggiamento del cane che lo fa ragionare meno, e per vizio di abitudine, per l'aspetto emozionale, potrebbe andare anche per transfer emozionale, come dicevi tu, potrebbe andare a stringere troppo sul tartufo più piccolo. E è una cosa che fanno in molti cani, comunque, una cosa che fanno in molti cani, e dipende un po' dall'età. Una volta si usano certi metodi per far evitare che si schiacciano, che neanche andiamo a ripetere perché neanche dobbiamo pubblicizzare, quelli vanno dimenticati. E io ho un pessimo rapporto con il tartufo, preferisco la museruola che tante altre cose. E così non lo tocca per niente, gli si dà il tempo, a parte che stiamo pure più sicuri sotto tanti aspetti, gli si dà il tempo di elaborare il concetto, perché spesso quando andiamo in ricerca naturale non abbiamo il tempo tecnico per intervenire sul cane, per fargli capire alcuni concetti, perché andiamo sempre un po' di fretta, sempre per fare il risultato e quant'altro, perché il tempo, ahimè, è sempre meno. E con la museruola si risolvono alcune dinamiche di riflessione, poi togliendola più in là probabilmente hai elaborato un po' i dati, però dipende sempre da quanto è fissata questa attitudine e anche dall'età del cane, che comunque potrebbe farci capire se la cosa è più o meno risolvibile, anche se a grandi linee si risolve. Per esempio, io risolsi con Perla, la mia cagna storica, che mangiava i tartufi, ma proprio di brutto. Lei allo scambio doveva guadagnare, no? Cioè, se gli davo la crocchetta come rinforzo positivo, non gliene poteva fregare di meno, mangiava il tartufo. Quando iniziò a utilizzare i pezzetti di carne essiccata, gli andava a guadagnare nello scambio, però con tanta pazienza, chiaramente, e prestando attenzione a non fargli arrivare rimprovero, perché in quel caso il cane, che è un grande discriminatore, in quel caso potrebbe associare il rimprovero all'azione. Quella è una cosa che non si deve fare. Molti cani che dicono forava, ma non ci vanno più a tartufi, perché gli è arrivato un rimprovero nel momento sbagliato e hanno associato l'azione a quella determinata attività. Si Luigi, dovrebbe. sempre Maddalena mi aveva portato un'altra questione, che vediamo se è una questione, e mi chiedeva: cane che lavora bene quando è in pastura o su diversi, comunque quando c'è il tartufo, cioè si concentra e lavora sul tartufo, nei tragitti, magari tra un posto dedicato e l'altro, ha un riporto compulsivo di tutto ciò che lei dice essere sferico, quindi meline, ghiande, noci, le prende e gliele porta. Poi quando arriva sul tartufo, il cane lavora. Magari probabilmente sul tartufo ha associato bene la componente olfattiva. Poi i visi di abitudine. Allora, lo sai che cosa significa? Che cosa? Ecco perché a me, quando mi dicono questo cuccio, quando mi portano un cane in addestramento e mi dicono questo a 4 mesi già cavava, pensano di farmi stare più sereno. A me in realtà mi preoccupano, perché ci sono delle età durante le quali il cane apprende tutto e apprende bene. Quindi le primissime uscite, io ho un cane che mi fa 1 chilo di tartufo, ma in maniera errata gli do il bravo anche se mi riporta la mela, gli do un atteggiamento positivo anche se mi prende il ceppetto. In quell'età si stampa, si imprinta il cane. E preferisco un cane che mi ha trovato un tartufo solo, nessuno, però è rimasto vicino ai tutor, ha assistito alle azioni e si è reso conto. Perché? Appunto per questo, perché in maniera involontaria, se parliamo di un buon cane, è sicuramente un atteggiamento acquisito.
in maniera involontaria, ovviamente, da parte del conduttore, ma così è stato perché se un buon cane, da quello che mi sembra di capire, che in pastura si comporta bene e nel durante ha questo atteggiamento, non possiamo attribuirlo al genotipo, quindi non è una questione genetica, perché, anche perché non mi sembra che ci siano le circostanze. Ma è fenotipo, cioè lui ha fatto questa azione, gli è arrivato il messaggio che sia positivo. Mi cerco di spiegarmi, a me mi risulta un po' più semplice con gli esempi. Io ho una cagnolina in addestramento che già cavato fuori e si vede che è forte, che è stella. Non so se siamo amici su Facebook, la vedi. Il proprietario, quando ha visto che io sono ripartito, insisteva sul fatto che sono ripartito da zero, insisteva sul fatto, ma questa fuori già va. Ho detto, questa fuori già va, c'ha 4 mesi e mezzo, non ti dà retta per niente. Quindi questa è una cagnolina che fuori ha problemi di tipo comportamentale. Infatti oggi ha lavorato la prima volta con un, ho fatto il gioco degli alleati Vajella, l'ho dovuta tenere al guinzaglio perché non permetteva a lei di lavorare. Quindi come facciamo? Ha cavato perché ha dei grossi doti naturali al di sopra della media, però mancano tutto quel lavoro di fondamenta. È aggressiva con i cuccioli dentro al trasportino. L'ho messa con i miei cuccioli appena arrivata la settimana scorsa, mi stava a fare il terrore là dentro. Cagnolini, io ne ho cinque, ce ne stavano tre, tranquilli, sereni, e questa era mordace. Dovuto mettere la musa ruoletta per non fargli mordere gli altri cuccioli. Oggi l'ho messa, dopo l'ho lavorata senza farla salire in macchina, perché poi quando vai già in correzione, devi evitare di andare anche in antipatia al cane su quello che stai facendo. Allora l'ho iniziata a lavorare portandola da sola nel trasportino e l'ho rimessa un po' in mano. Oggi l'ho messa con una cagnolina di grandissimo carattere che ha quasi 10 mesi, che è un grandissimo carattere, non è aggressiva, però se un cuccioletto di 4 mesi fa la spaccona, lei gli fa capire chi comanda, che è una figlia di perla, tra l'altro, Lady, e già è stata più serena. Da sola ha lavoricchiato, anche se settimana scorsa in allenamento c'era un mio amico con un cucciolo molto bravo, Emanuele, che ha pubblicato anche dei video sulla pagina Truffle for Dummies. Ha trovato il primo tartufo e poi se è andato a giocare con la cagnolina di Emanuele, che ha 3 mesi. Quindi quando lui mi diceva no, ma questo deve già andare fuori, io ho detto guarda, se deve andare già fuori, se c'è stata testa vieni a riprendere, perché una cucciola che ha 4 tartufi piantati e con i mezzi che c'ha, da come è scesa dalla macchina, era consapevole del fatto che ne ha trovato uno. Mi lascio quel tartufo per andare a giocherellare con una cucciola al guinzaglio che sta a 10 metri, non è pronta per andare fuori. Portare fuori una cagnolina così spacconeggiante, anche se ha dei grossi mezzi, si fa danno. Lei deve fare bene prima l'elementare e le medie, e poi possiamo pensare alle superiori e eventualmente anche all'università. Cioè, saltare queste fasi a una cagnolina con quell'iniziativa, ripeto, anche se con dei mezzi al di sopra della media, purtroppo può far acquisire al cane un'eccessiva sicurezza, gli può far trovare delle soluzioni, mi allontano dal leader. Cioè, il cavallo da corsa va gestito in maniera più attento di un animale più tranquillo. Quindi, per ritornare al discorso che stavamo facendo, probabilmente questo cane ha acquisito ed è stato confermato su questa cosa, e adesso lo continuo a fare. Consiglio, visto che hai 4 cani, quindi presumo che quando esci esci con due, per il momento quando vai da una pastura a un'altra, se succedesse a me una cosa del genere, metterei a guinzaglio il cane che tende a prendere tutto, cercherei con l'altro cane, lo farei lavorare per gelosia, nel senso che gratificando il cane che sta facendo bene e facendolo ragionare su quello che sta succedendo. Ormai quello è acquisito, quindi lo devi quasi resettare da capo, con la speranza che quello che ha acquisito non è proprio fissato fissato. Allora, vedo che ci sono dei Patreon che mi ricordo e non mi ricordo tutti, non mi memoria sempre, quindi che stanno facendo delle domande. Io vi ricordo che se siete Patreon, mettete l'hashtag Patreon prima della domanda, così almeno io riesco a pescarla più facilmente perché appunto stasera daremo la priorità, cerchiamo di rispondere a tutti, ma diamo la priorità ai Patreon e a chi vorrà mettere in evidenza la propria
la propria domanda cliccando sotto lo slot della chat. Allora, poi un'altra cosa, visto che mi stanno arrivando delle domande da sia Paolo che mi state scrivendo durante la diretta direttamente da Instagram, che non trovate la chat da telefono, potete aprire la chat in basso, credo ci sia un menu tendina in basso a destra, cliccando là sopra l'aprite, e anche su telefono o su tablet vedrete la chat e potrete scrivere direttamente in diretta e fare delle domande. Intanto sempre su Instagram, su Truffle for Dummies di Instagram, se non lì facciamo aggiornamenti praticamente quotidiani. C'era Nicola Squaglieri che chiedeva di essere salutato, ci mancherebbe altro. Allora, Grazie. invece, Giuseppe chiede: la Gotti che da soli lavorano e in coppia snobbano i tartufi. Giuseppe, poi se vuoi approfondire un pochino la tua domanda, è perfetto. Scusate, a me a quest'ora molti lo sanno che c'è la diretta, molti no. Hai sentito la domanda, Luigi? E guarda, io proprio oggi, cioè, ho pubblicato, non sul gruppo, ce lo pubblico adesso, guarda. Allora, lavoro le relazioni intraspecifiche e interspecifiche. Intraspecifiche sono le relazioni con essere della stessa specie. Queste cose, c'è un'età, ecco, ora ritorniamo sempre. Io penso che abbiamo fatto una serie di interviste veramente fatte bene, perché dopo, quando andiamo a parlare sullo specifico, ecco, che riemergono. C'è l'età della socializzazione, dove il cane si abitua a relazionarsi, dove c'è proprio l'età dell'orientamento gerarchico, cioè ci sono una serie di meccanismi mentali che giustamente quando uno dice a 3 mesi e mezzo a tartufi ci vado tra l'anno, che me ne frega mo del cane. Invece quella è l'età durante la quale crei le fondamenta, che poi da adulto ti dà un soggetto equilibrato che sta sereno e si esprime lavorativamente parlando. Poi, saltata quella fase, stai nelle mani del Signore, c'è cioè il cane che ti fa lo sconto e il cane che non te lo fa. Nell'età della socializzazione il cane va socializzato con i cani, con altri, oltre che con gli altri animali per quanto riguarda la caccia, ma per il caso del lavoro va socializzato con altri animali. Vanno trovati altri cani compatibili, perché non tutti i cani sono compatibili tra di loro, o meglio, si possono adattare, ma non essere collaborativi o comunque molto meno collaborativi che con un soggetto col quale sono portati. E queste cose si devono iniziare a fare in simulazione. Io sono un grosso sostenitore della simulazione, cioè il cane quando si va a fare l'azione quella sera in campagna, il cane deve essere già pronto, non dobbiamo andare prima in campagna, ricordarci che abbiamo saltato quella fase e poi ritornare indietro, perché spesso quello che si può risolvere è veramente limitato. Quindi in simulazione con il cane di un amico, con un altro cane, il cane va abituato a lavorare anche in simulazione dopo che abbiamo fatto un giusto ettogramma caratteriale del cane, quindi è sicuro, ma non aggressivo, da retta, ma non è remissivo esageratamente, quindi un giusto ettogramma caratteriale, un cane equilibrato in generale, va abituato a lavorare con altri cani. E da lì possiamo poi, da adulto, da cucciolone già, non necessariamente da adulto, avere delle risposte quando andiamo in campagna. Purtroppo, se vengono messi questi passaggi a livello di apprendimento, spesso ci ritroviamo alla sorpresa. Ma un cane che si atteggia normale, a parte che nella cerca dobbiamo vedere se la cerca è indipendente oppure no, per esempio, un atteggiamento che si può evidenziare, il classico cane che va a rimorchio, no? Quello che si mette dietro al cane più sicuro e va a rimorchio, e quello non lavora né lui con il naso, perché, come abbiamo già detto in altri appuntamenti, i cani utilizzano bene un senso per volta, quindi in quel caso è accesa la vista, e
preclude anche il cane che lo precede perché fa questo effetto proprio di rimorchio. Quindi si dovrebbe ritornare indietro, lavorarci insieme ad altri cani, magari anche con cose molto più semplici, tipo il riportino, che ne so, il seduto resta, che sono sempre, purtroppo sono esercizi che ci sembrano molto lontani dal tartufo, ma in realtà ci creano il rapporto, la relazione e l'ausiliare si mette a proprio agio. Quindi spesso il problema manifestato e la causa del problema manifestato è molto distante dalla manifestazione. Quindi bisogna ritornare un po' indietro, vedere gli atteggiamenti esatti del cane, se va a rimorchio, se spacconeggia, se spegne solo il naso. Io ho una Spring Spaniel che ho dato a mio caro amico, che questa cagna ha un naso impressionante, atteggiamento notevole, sul ring è fortissima, fuori spegne totalmente il naso. Probabilmente io ho pensato che ha avuto qualche cattiva esperienza quando stavo utilizzando il naso, non so che cosa è stato, però di fatto questa cagna in campagna il naso lo spegne totalmente. Cioè, quindi a volte in maniera inconsapevole, in maniera arrogante, in maniera sicuramente non attenta, andiamo a creare dei danni sul soggetto. Questo, se la vedi sul ring, impressione, ci ho lavorato 4 mesi con la speranza che. Però tutto quel lavoro, se l'avessi fatto con un cucciolo, il cucciolo mi faceva anche i vasetti, molto probabilmente. Quindi a volte si creano dei danni a dir poco irrecuperabili. Adesso c'era un mio socio, tra l'altro, il tartufo d'addestramento. Lui ha una tartufaia coltivata, una cagnolina stupenda, con dei grossi mezzi, molto molto bello. Il consiglio che gli ho dato, siccome la tartufa è coltivata proprio attaccata a casa, adesso sta simulando con un ring sulla tartufaia ed è un mostro, io ho detto probabilmente quando usciranno i primi tartufi dovrebbero iniziare a forare, e manca il passaggio della macchia, perché lei proprio quando va in campagna cambia proprio, c'ha l'atteggiamento di certo col naso spento, cioè non so se ho reso l'idea, e lo dico con una certa fermezza perché gli ho messo addirittura il pezzettino di formaggio, il naso era spento totale, perché probabilmente è successo qualcosa con chi l'ha avuta precedentemente o chi l'ha avuta precedentemente ancora, perché ha passato diverse mani sta cagnolina. Nel ring ho una. Egidio, dimmi, finito? Ah, scusami, No, no, non volevo interromperti, scusa, pensavo No, no, avessi per far finito. capire che ha un naso impressionante, questa cagna mi ha ripreso un tartufo d'addestramento. Nel ring c'ho un laghetto, dentro il laghetto mi ha ripreso il tartufo d'addestramento, cioè non è che ha fatto una cosa proprio normalissima che fanno tutti i cani. Eppure fuori non me l'accende, cioè no, l'ho dato a Tonino perché se no chiudevo la scuola, mi stavo a Mattia appresso a lei. E come diceva De Mano Scipione, a volte è meglio che diventa campione in mano a un altro, se no devi concentrare troppe energie e non ce la fai più. Allora, scusate, altro Patreon, Egidio Capozzi chiede: a che età si può passare dal Maiella al tartufo naturale d'addestramento? Se esiste un'età, aggiungerei io, o se sono altri fattori da considerare? Bravo, non c'è un'età, però c'è un signore che ha fatto un'osservazione molto giusta. Infatti, io di questa cosa ne volevo parlare perché poi è successo anche a me, effettivamente. Cioè, dal tartufo d'addestramento, prima di andare nel bosco, ci deve stare un giorno durante il quale abbiamo anche un tartufo, più tartufi freschi, e facciamo ragionare il cane sulla dimensione. Questo è un aspetto molto importante per il cane, perché se si utilizza solo e soltanto il tartufo d'addestramento all'inizio va benissimo, però poi gli dobbiamo far capire che la dimensione può variare. E io come faccio con un esercizio estremamente semplice? Quando sto facendo la sezione di riporto, ricordo che il riporto, una volta che il cane ha iniziato a cavare, quindi il riporto da allenamento, dobbiamo evitare con i cani da riporto utilizzano molto la vista, quindi dobbiamo evitare che inseguano il tartufo, quindi lo teniamo per il collare o per il guinzaglio senza farlo strappare, ovviamente. Gli si lancia il tartufo, non fa niente che vedono la direzione, in un posto dove viene coperto dall'erba, non c'è bisogno di sotterrarlo sempre.
far passare qualche secondo e mollare il cane. Questa azione, dopo qualche volta, gli va fatta con un tartifo di piccola dimensione, in maniera che il cane si renda conto della dimensione e si canalizza solo e soltanto sulla componente olfattiva. Per rispondere, un'età vera e propria non c'è, dipende dal percorso che sta facendo il cane e anche dalla stagione. Se è un cucciolo che adesso, io adesso ho 5 cuccioli che hanno 6 mesi, una stagionaccia di questa e continuo a stimolare col tartufo d'addestramento, questo lavoro glielo farò probabilmente quest'estate. Hanno visto qualche bianchetto questi cuccioletti, hanno visto qualche nero pregiato, però non è questa la stagione per fargli fare la transizione. Da Pepe te che non c'è arriva, brumale, Luigi? Brumale scusa, da te non ce n'è? brumale c'è, ma io frequento dei luoghi dove preferisco, cioè dove ci sta il pregiato. Sono innamorato del pregiato, non c'è la matosca. Se no abbiamo dei luoghi di brumale, ma francamente mi vado a battere sempre le tartufaglie di pregiato che conosco. Col tartufo d'addestramento, anche se i cuccioli mi assistono solo ai lavori degli adulti, li tengo sempre accesi come atteggiamento di cerca, quindi non li faccio prendere le vie storte, li provoco tanto nei luoghi frequentati da un culatico, ormai. Tutte le tartufe sono frequentatissime. Ho messo dei video anche sul gruppo in mezzo al campo di Letà. Luigi, ma il brumale non può essere meglio per la transizione rispetto Sì, al pregiato, perché fa pasture anche può notevoli. essere. Lo sai che cosa? Da una questione culturale, è un tipo di tartufo che non tanto apprezzo, sinceramente. Cioè, io proprio, cioè non lo so per quale motivo. Cioè, a me Ma per il certamente il pregiato, il melanosporum è meglio del Madonna, brumale. Però per far lavorare i sì. cuccioli, forse una Per pastura di esempio, brumale aiuta io di il più. moscato utilizzo come alternativa, che quest'anno non c'è neanche il moscato, almeno qua da noi, Vabbè, Luigi, brumale moscato comunque. C'è una varietà di brumale il moscato. Invece noi intendiamo una dimensione più grande del moscato, qui da Sì, no, noi. c'è il brumale e il brumale, però il moscato è una varietà di brumale. Sì, allora no, va bene, allora non avevo associato il tipo di tartufo. Allora il moscato quest'anno non ce l'abbiamo, però abbiamo dei luoghi dove fa il brumale quello più grande, quello che dicevi probabilmente che intendevo come brumale, che sinceramente quest'anno non ci sono andato, ma neanche l'anno scorso ci sono andato male, però potrebbe essere un buon tartufo. Il brumale moscato mi ha insegnato una cosa, Davide, non l'avevo rimossa o non l'ho mai saputa che brumale moscato si gira a me, le falle. No, vabbè, una cosa al giorno che impariamo, diventiamo dei geni nell'arco della vita. E il moscato, quello che intendiamo noi, quello piccolo che fa di pastura, è un ottimo tartufo da transizione, anzi. Scuro con le Sì. venature bianche grosse. E ha l'odore che ricorda un po' il muschio, ci si Sì, un sente po' una dolce. nota di muschio, sì. Quello è un ottimo tartufo. Quest'anno da noi non c'è, cioè io purtroppo il pregiato, siccome io vengo da una vallata che in passato era famosa, purtroppo non è più così, per il nero pregiato non ci riesco ad andare altri posti perché mi sembra di lasciare incustodite... Ma sono più brutti fissati che pazzi, lo so, ma è così. Allora, siamo arrivati a metà diretta. Io faccio gli annunci veloci di rito. Innanzitutto vi ricordo che se il contenuto di questa diretta vi sta piacendo, volete altre dirette di questo tipo, quindi domande e risposte aperte al pubblico, potete già schiacciare sul pollicione su qua sotto e lasciare un like. Questo aiuterà YouTube, l'algoritmo di YouTube a far circolare di più questo video una volta che sarà visionabile in differita. Vi dicevo all'inizio appunto che stiamo un po' dando spazio ai Patreon. Vi lascio l'indirizzo qua. Adesso ho messo il banner qui sotto di Patreon, www.patreon.com, è una piattaforma che
che sostiene Creator, in particolare partecipate alle spese del canale, ma avete anche la possibilità di decidere gli argomenti dei prossimi video e con alcuni abbonamenti di fascia un pochino più alta, comunque si parte dal costo di un caffè al mese, per capirci, salendo, c'è anche la possibilità di avere delle consulenze, delle videoconsulenze private, del tartufo d'addestramento. Comunque, andate a visitare patreon.com/truffleforDummies e guardate un po' in giro. Intanto ringrazio Ross che ha fatto una donazione al canale. Questo è un altro modo di supportare Truffle4Dummies. Se volete farlo, c'è un simbolino col dollaro sotto lo slot della chat. Cliccando lì potete aiutare Truffle4Dummies a sostenere le proprie spese. E ringrazio ancora Ross di aver fatto questa piccola donazione. Tante piccole donazioni permettono di mandare avanti la baracca, che come sempre dico è libera ma non gratuita. I contenuti di Truffle4Dummies sono fruibili da tutti, ma produrli ha dei costi da sostenere. Quindi ringrazio tutti quelli che vogliono partecipare a questa parte. Allora, intanto le domande sono tante. Vediamo un po', risalgo, risaliamo un po' la chat. Cosa abbiamo? Scusami, che ci sono tante domande. Ah, Luca Giansi, contatta in privato me o Luigi, chiedeva se facevamo anche addestramento di cani, quanto tempo, quanto costa. Contattaci, diciamo che se sei intorno al Po, sopra il Po, sono più vicino io, da sotto il Po in poi al regno di Luigi Di Bacco. Contattaci in privato e troveremo sicuramente una soluzione possibile. Ciao, Francesco Borrelli e Geffino, sempre presenti. Allora, Paolo, grazie al boss su in alto, che non so, Paolo, facci sapere chi è il boss su in alto. Comunque dice: il mio maremmano trova, ma a volte lo vedo intimorito da qualcosa che non c'è e non c'è nessuno. Insomma, si mette in allerta. Forse un po' anche la questione che sia un maremmano che può portarlo. Io da ragazzo Luigi, cosa dici? ci andavo con Barebaro, complimenti, ma io c'avevo Alpino, non, un altro Alpino adesso che è il custode delle mie oche e delle mie capre, però avevo un Alpino di mio nonno, da ragazzo ci andavo a Tartu. Allora, il maremmano ha dei tempi di attenzione inerente a qualsiasi tipo di attività, Tartu fu incluso, molto molto brevi. E probabilmente quell'atteggiamento di stand-by è dovuto al fatto che si è scocciato di fare quello che sta facendo, perché lui nella sua memoria di razza ha altro, lui deve sorvegliare la proprietà. Una cosa che notavo per esempio con Alpino di mio nonno, che avevamo delle querce nei luoghi dove intorno alla stalla, dove lui manteneva una grossa concentrazione lì, perché stava rilassato, che stava nella sua proprietà, ma non intesa come in sicurezza, ma come io ho il pallino di sorvegliare quello che mi appartiene. Tant'è vero che il pastore lascia, per far capire la struttura mentale del maremmano, che è una razza che temo di conoscere abbastanza. Il pastore lascia le pecore in montagna, riscende a piedi, il cane resta a guardare il gregge, quindi ha proprio il senso di proprietà. Probabilmente quando lo porta ai tartufi, ovviamente lo distacchi dalla sua proprietà, dopo un po' vuole rientrare, proprio lui ha bisogno del suo punto di riferimento. Non è un cane da difesa personale, quindi non possiamo dire ci sto io e resta con me, perché lui deve custodire la proprietà. Io raccontavo a Davide qualche tempo fa che ho un vicino di terreno, Leonello, una bravissima persona, che quando ci sto io gioca con Alpino, sempre Alpino. Un giorno stavo dentro a pulire le caprette, non mi sono accorto che lui è entrato, l'ho ritrovato fermo a un angolo con Alpino seduto. Alpino, che lui mi diceva rimprovero, ma io non lo potevo rimproverare, perché tutto sommato ha svolto la sua mansione anche bene, perché
Ne andate in aggressività, bloccato l'impostore, che in quel contesto era l'impostore, era felice di mi guarda come ti hai visto come sono stato bravo, perché ha svolto la sua mansione, quella lì. Quindi mo che non lo vogliamo utilizzare, io quando lo utilizzavo per andare a Tartufi, l'altro alpino che purtroppo è scomparso diversi anni fa, io lo legavo con una corda di 3 metri, me lo tenevo per fuoco, ma dopo un po' iniziava a alzare la testa e se ne voleva proprio andare, riandava alle pecore, perché lui c'ha il senso della proprietà. Quindi probabilmente sono i suoi tempi di attenzioni che si vanno che dei quali ne abbiamo parlato, che si vanno a incastrare con la memoria di razza, della quale abbiamo parlato già in altre interviste. E praticamente è una razza che a Tartufi ci si può andare senza grosse pretese, perché questo è di fatto. Perché però quando stai a Tartufi con lui, se ti esce il lupo, fa da deterrente, lo allontana. Questa è un'altra cosa che è molto importante. Dove ho queste famose caprette qua alpino, intorno ci sono caprioli, cinghiali, perché i lupi non si avvicinano, perché se avvertono la presenza di un cane da guardia mia, che non è un'arma contro il lupo, ma è un deterrente contro il lupo. Allora, Luigi, Andrea Sinaro capita a fagiuolo, perché un po' ci eravamo anche detti che volevamo usare questa diretta per fare la grande rivelazione del secolo. Chiede buonasera a tutti. Volevo sapere se fosse qualcosina in più per lo stage di Luigi al Nord Italia. Allora, finalmente con Luigi abbiamo deciso le date delle visite qua. Rispetto a come l'avevamo pensata all'inizio, abbiamo pensato di fare due coppie di weekend che necessariamente non sono collegati, però sostanzialmente uno stage beginner e uno stage pro che può essere seguito o da un pro che vuole fare solo il pro o da un beginner che vuole fare sia il beginner che poi successivamente il pro. Abbiamo fissato le date con Luigi, dobbiamo ancora sistemare gli ultimi, devo, perché Luigi il suo l'ha fatto, devo ancora sistemare gli ultimi dettagli logistici, perché sto cercando anche delle convenzioni con un bed and breakfast in zona. Lo stage sarà nella vicino, con ogni probabilità, vicino a Tortona. Sono 4 weekend, quindi 2 coppie di weekend, una ad aprile, una a maggio, una a giugno e una a luglio, ne abbiamo fissate. Ad oggi le date che sono ancora passibili di variazioni, sia per il Covid che per questioni logistiche che potrebbero insorgere, comunque poi daremo una comunicazione netta, però vi dico cosa abbiamo fissato ad oggi, così iniziate a segnarvele sul calendario. Comunque a breve vi faremo avere poi tutti i riferimenti, quindi il programma dei corsi, i costi e tutto il resto. Adesso vi do solo un save the date veloce, salvatevi le date, probabilmente saranno quelle se non cambia niente. Quindi ci sarà un weekend beginner 17-18 aprile, weekend pro 8-9 maggio, poi si ricomincia altra sessione 5-6 giugno, weekend beginner, 10-11 luglio, weekend pro. Queste sono le date. Se non ve le siete segnate, poi quando questa diretta va in differita, arrivate al minuto 43 e 30 e 30 e le potete ritrovare. Quindi questo è. Adesso Giuseppe, appena ho dato le date, queste sono. E a breve avrete tutti gli altri riferimenti. Sono molto contento perché in tutto questo io, cioè, come tutti voi, vedo Luigi solo in monitor da ormai un sacco di tempo, ma sappiate che non ci siamo ancora visti dal vivo. Giovedì scorso sono riuscito a incontrare Enrico Strone, il compagno gentile, quindi però siamo più vicini, siamo nella stessa regione. Quindi, Covid permettendo, speriamo di fare tutti i grandi. La formazione è importante, la formazione è veramente una cosa importante, cioè quando si decide di prendere un cane si ha il dovere di formarsi per la gestione. Se addirittura si pensa di volerci lavorare,
sia doppiamente il dovere di capire, perché quando con il cane ci si parla la stessa lingua, quando si entra nel pratico, si vedrà veramente lo stesso binomio con dei risultati stratosferici, sempre in proporzione a tutto quello che è già presente, però si va veramente a togliere l'eccesso e a esaltare la sostanza, e fa la differenza. Lo stesso cane ti cambia di mano in maniera notevole. E poi una soddisfazione personale. Una soddisfazione personale, entri, e quando c'è qualcosa che non va, capisci anche il perché c'è qualcosa che non va. E se questa cosa è veramente fortemente radicata, ti rendi conto anche che non ne vale la pena insisterci più di tanto, perché poi è un effetto negativo. Quindi questo tipo di stage sono veramente molto costruttivi, secondo me. Questa è una scienza che purtroppo sembra semplice, e quando una materia sembra semplice, ma in realtà è una scienza, fa commettere tanti errori dovuti alla superficialità. E poi quando ci ritroviamo con i soggetti adulti che ci aspettiamo delle cose, in realtà ne fanno altre, ci si resta male. Ma soprattutto resta male il cane, perché anche se non siamo i Rambo, come li definisco, però comunque il cane vive una frustrazione dovuta al nostro stato d'animo, quando non ci dà quello che ci aspettiamo, e c'è proprio una sorta di incomprensione. Quindi vi consiglio di frequentarli i corsi di gestione e controllo. Magari anche dopo che ci siamo sincerati attraverso qualche video, attraverso qualche convegno, di chi lo viene a fare per avere determinate risposte di serenità, di collaborazione con il nostro amico a quattro zampe. Cane e uomo si sono uniti dalla notte dei tempi, tra l'Homo sapiens e il Neanderthal. Il sapiens aveva il cane ci ha accompagnato, soccorso, voluto con noi. Ci sono molte dinamiche di apprendimento, ci vuole conoscenza sulle razze, perché con le varie selezioni abbiamo depositato delle memorie di razze molto molto particolari. Abbiamo tre intelligenze, tutte e tre presenti in diverse percentuali su tutte le razze, su tutti gli incroci, perché pure quando parliamo di incroci, incrocio non hai neanche un orientamento, perché non sai da chi ha ripreso di più, da chi ha ripreso di meno e quant'altro. E oggi andare in campagna è molto più complesso di quanto di 40 anni fa, perché c'è più gente, c'è più selvaggina, e ci sono più strade, ci sono più mezzi, c'è meno conoscenza da parte del conduttore, perché poi in realtà questi sono corsi di formazione del conduttore. Perché il conduttore è un lavoro altamente specializzato. Scusami che ti ho rubato un paio di minuti, ma io queste cose non finirò mai di ripeterle, perché la conduzione è fondamentale. Lo stesso cane cambia conduttore, cambia marcia. È inutile a fare. Ah sì, certo, è normale anche quando lo vedo con i cani che vengono qua, che spesso, cioè, li ho messi di fronte a magari, a parte un cane accanto che viaggia con sicurezza, già solo la relazione sul fatto che magari ci sia io accanto al conduttore, che ti porto in un posto dove sicuramente sai che vedi un altro cane bucare, quindi ti togli il dubbio. E crea delle altre sicurezze, delle altre spinte emotive nei confronti del cane. Sicuramente il conduttore è quello che fa la differenza. Poi, ovvio, c'è la genetica, c'è tutto il resto. Allora, hashtag Patreon Giovanni Concialdi. Ho preso un lagotto di 2 anni rinchiuso per uno. Quindi immagino che abbia preso un lagotto di 2 anni che per un anno sia stato rinchiuso in un box. Come posso farle tornare l'entusiasmo per la cerca e come posso fare se si distrae troppo? Grazie, la domanda è un po' vaga, però la giriamo subito a Luigi. Luigi, prima di rispondere a questa, volevo specificare una cosa. Che adesso c'è tutto questo interesse verso lo stage di Luigi al Nord Italia. E in tanti mi stanno chiedendo in chat, ma al sud quando li fai? Ma al centro-sud almeno? No, la Guarda, questione, ragazzi, è che
al nord Luigi è del centro-sud. Quindi, se volete lavorare con Luigi, contattate Luigi ed è facile raggiungerlo. La questione di questo stage è che cerchiamo di far venire su Luigi perché sennò è un po' lontanino, ma se siete giù, contattate Luigi in privato e trovate il modo di lavorare con Luigi. Allora, io ho dato per una questione mia personale, do prima precedenza alla Cotto Club per una questione mia di affezione e di rispetto. Quindi, tolte le date che interessano nella Cotto Club, ho dato priorità a Davide perché mi sembrava doveroso. Subito dopo Davide, ho un impegno in Sicilia con il centro ricerca Tartufi, ma stiamo ancora trovando le date perché poi sulle isole, come sappiamo bene, per via del Covid non si sa ancora come comportarsi. E i contatti in centro Italia e sud Italia ne ho uno nel sud in Calabria, però ci sta il problema Covid, non si sa con l'associazione. Quindi tutte le altre sono aperte da Norcia, Calabria, Campobasso, Rieti, se non sbaglio, però ci sta questo problema Covid e chiaramente non sappiamo come comportarci, insomma, quindi tutto quello che verrà ci organizzeremo. Comunque sto a Sulmona, in provincia dell'Aquila, organizzo anche qualcosa qui da me spesso e anche qui c'è la possibilità di dormire, siamo convenzionati con un B&B e quindi ci possiamo organizzare. Però questo me ne approfittavo perché siccome tutti questi contatti comunque attraverso Truffle for Dummies al quale sarò sempre riconoscente anche per aver esaltato la scuola Maiella e queste sono le cose. Quindi mo subito dopo Davide voglio decidere le date con le quali andremo in Sicilia, perché è un impegno che mi sono preso per me un sì, un contratto firmato, sono un po' all'antica queste cose, quindi tolto l'impegno in Sicilia e con date che non cozzano con il Lagotto Club, c'è l'opportunità di organizzarci qualsiasi weekend, sempre Covid permettendo, questo è quanto. Allora, Roberto Tavola dice: la mia lagotta di 11 mesi trova tartufi ancora acerbi con la gleba completamente bianchi. Cosa posso fare? Roberto, cioè nel senso, puoi lasciarli dove li trovi. Il cane, baciati i gomiti che trova anche quelli. Poi sarà a te non raccoglierli, però non è un problema, anzi, cioè vuol dire che C'è un comunque. soggetto importante, roba che stai scherzando. Allora, Non se ti può consolare, portarli a casa perché non ha senso, non sono buoni e lasciali lì, però è tanta roba. Il cane che trova i tartufi bianchi, bene, bene. comunque, se te l'ha trovato il cane, per quanto ti possa sembrare immaturo, è maturo abbastanza per rilasciare le spore, eh? Cioè, tecnicamente, se no non te li poteva sentire, che è sicuramente un grandissimo naso. Però se il tartufo è stato rinvenuto comunque dal cane, era maturo abbastanza per poter rilasciare le spore, quindi tecnicamente lo puoi anche prendere. Se è consentita la raccolta, ovviamente. Poi se parliamo di estivo che è già pronto, lo dovresti rilasciare. Ti stavo per dire un'altra cosa che mi è sfuggita però. Ma Ah, per rispondere Luigi, al ragazzo di prima del su cane. questo, la Scusati. legge dice, a livello di legge, adesso non voglio metterti in difficoltà facendoti queste domande qua, ma tipo il tartufo marcio coi vermi, non potresti raccoglierlo. No, assolutamente. Quello bianco sì, cioè un tartufo immaturo, anche perché non lo apri finché non sei a casa, quindi dici come Vabbè, faccio a sapere che la gleba è... tecnicamente come se me l'ha trovato il cane, anche se è piuttosto bianco, perché capita di trovarlo bianco, cioè non succede anche quando stai in attività che di trovare quello meno maturo che. Cioè, insomma, contestare quello quando zappano tutto, insomma, mi sembra No, una matità, voglio no. No, dire. però a me verrebbe da dire proprio perché le spore sono pronte, perché
Delle volte lo porti, ovvio, cioè adesso se trovi uno scorzone adesso lo lasci lì perché non lo puoi prendere, quello è un altro discorso. Però, almeno in Piemonte, adesso non so tutti i calendari d'Italia a memoria, ma immagino che un estivo adesso nessuna regione si è aperto e già ci sono, cioè nel senso io andando per Brumale anche ci sbatto, sto sbattendo sugli scorzoni. Però spesso, magari spesso, capita che il cane gli possa dare l'unghiata, io consiglio che se vedete che dentro è bianco, mangiarlo non lo potete mangiare. In generale consiglio di lasciarlo lì perché comunque le spore aiutano la riproduzione. Poi ognuno si comporta secondo propria morale e sentimento. Però anche già solo un mio cliente dargli un tartufo bianco, anche se in stagione, mi manda da quel No, paese, cioè che si scherza, no, no. mangiarvelo voi a casa. Non sentite niente, Chi fa? lasciatelo lì. Poi se È siete in meglio che stagione lo potete. lasci. Sì, quello sì, quello sì. E niente, per rispondere al ragazzo di prima, il cane che è stato fermo un anno, innanzitutto lo devi recuperare a livello comportamentale, quindi lasciar perdere il tartufo, perché probabilmente un cane che è stato rinchiuso un anno, così ci ha detto, va risocializzato, va rimesso a guinzaglio, gli va fatto riprendere confidenza con la macchina. Poi, una volta che si è tranquillizzato, iniziarlo a ristimolare col tartufo per il gioco, ma prima va lavorato a livello comportamentale per poi iniziarlo a ristimolare e vedere se ha qualche falla a livello comportamentale sul tartufo. Allora, Mainardi, no, lo so che sei su Patreon, ma era la domanda di prima sul mare. Ma non, aspetta, mi sono perso un attimo. Prima dici, poi perché parti con poi? La chat va veloce, non vorrei essermi perso un tuo messaggio prima, oppure ne avevamo già. Però aspetta, datemi solo un attimo di pazienza, che vado a cercare se c'è un messaggio prima di Mainardi. Per le cose positive ci sono io, per le lamentele prendetela con Davide. Sì, parafulmine. Allora, non lo so, non trovo l'altro messaggio, Mainardi 25, mi dispiace. Perché, vabbè, provo a risalire io. Dice, come ci spostiamo in altri posti, sia raggiungibili a piedi che in macchina, cerca e gioca poco e non si allontana da me. Quale può essere il motivo? Sembra come se avesse paura dei posti che non conosce. Quindi provo a desumere la domanda. Cane che arriva in posti nuovi ed è inibito. Poi correggimi se sbaglio. Proviamo a vederla così, che comunque è una cosa che può anche succedere. Allora, innanzitutto va separato, c'è la paura e c'è l'angoscia, che non sono la stessa cosa. La paura è quando sappiamo di qual è l'elemento che ci incute timore. L'angoscia è uno stato emozionale infatti, il cane che ha angoscia, anche se cade una foglia che di solito non cade in quel momento, lo spaventa, cioè quindi quella là è una forma di angoscia. Adesso, probabilmente, quando noi diciamo che non c'è seconda opportunità per fare una prima esperienza, è proprio per evitare queste cose, nel senso che la prima volta che ti faccio fare uno spazio da te non conosciuto, lo devo fare in maniera tale che in quello spazio non accade assolutamente nulla di negativo, perché se accade un qualcosa di negativo il cane se lo può segnare, nel senso che il primo impatto con il ruscello d'acqua va fatto possibilmente in una bella giornata, in un posto dove l'acqua non è troppo profonda e dove scorre lentamente, perché se il primo impatto con l'acqua te lo faccio fare in un fiume in piena con le temperature basse, probabilmente quel cane nell'acqua non ci si avvicinerà più per tuffarsi dentro. Idem vale per il cane da tartufo per quanto concerne i posti nuovi. Nel posto nuovo, le prime volte che si azzarda in un posto nuovo, si deve andare in posti sereni. È anche mentale l'approccio, non è detto che è solo dovuto all'esperienza.
Perché ho avuto dei grossi cani che è bello. Ho avuto dei grossi cani che effettivamente la prima volta in un nuovo posto si dovevano ambientare un pochettino, però non significa che non lavoravano. Andavano un po' col freno a mano tirato, poi quando ce li portavi erano più performanti. La ripetizione in un posto, infatti, agevola molto, molto il cane che già lo conosce proprio in questo. Un po' è caratteriale, un po' probabilmente acquisito perché deve essere successo un qualche cosa che gli ha lasciato un cattivo ricordo. Sicuramente, caratterialmente, non parliamo di un leone, ma parliamo di un cane, potrebbe anche non essere troppo sensibile, ma comunque un cane attento e prudente. E ti dirò di più, questa cosa con il crescere si amplifica. Perché un errore che spesso si fa quando si hanno questi segnali caratteriali, diciamo già c'ha 6 mesi, mo col crescere questa cosa cambia, ma in peggio, perché il cane, così come l'essere umano, a seconda dell'età che ha una maggiore percezione del pericolo. Noi, chiunque di noi, Davide, a 13 anni faceva cose che quando ci ripensa oggi dice: ma è possibile? Le faceva perché non conosceva il pericolo, non aveva, sentiva un immortale, dicevano i nostri nonni, no? E questa cosa crescendo si va ad amplificare. L'unico modo per cercare di limitare questo atteggiamento non proprio simpatico, altrimenti non ne stavamo neanche a parlare, è quello di far aumentare l'autostima del cane. L'autostima del cane, ci sono degli esercizi studiati già oltre quella esperienziale, cioè ti porto dove c'è gente, ma ti porto dove c'è gente a guinzaglio. Magari se ho un amico con un cane abituato, anche se non è da tartufo in quel contesto, lo faccio socializzare, le prime volte mi faccio aiutare con un tutor. Io quest'estate ho messo dei video di alcuni cani che vivono in appartamento che avevano problemi con l'ascensore e mi sono aiutato prima dai miei tutor e poi da soli. E da lì, oltre a livello esperienziale, a livello tecnico-apprenditoriale, cioè di attivazione mentale, ci sono degli esercizi tipo il salto, il tunnel, la passerella, che fanno aumentare l'autostima del cane. Quindi lasciar perdere per il momento, tra virgolette, il tartufo, e lavorare sull'autostima del nostro cane e prestare attenzione. Ecco, la simulazione io la sponsorizzo sempre, perché secondo me boicottare la simulazione, devo capire ancora perché qualcuno la boicotta. Le prime volte che ti porto in un posto nuovo, ti occulto io dei tartufi, ti faccio rinvenire, ti esalto, faccio proprio l'amore chimicamente con il mio cane, cioè esaltandolo, e lo metto a proprio agio, e probabilmente questa cosa, non dico che andrà a scomparire, ma andrà notevolmente a migliorare. Queste sono le dinamiche. Allora, abbiamo superato l'ora, c'è un'ultima diretta di l'ultima, sì, scusate, domanda di Angelo Papa, hashtag Patriot. Ciao, come posso evitare che si ripeta il triste incidente capitato alla mia cagnolina pochi mesi fa, la quale rincorreva le auto in movimento? Adesso ho una cocherina di 3 mesi. Allora, adesso io so che su questo sono particolarmente antipatico, perché secondo me io odio il gioco della pallina, cioè nel senso dello stimolare il cane a seguire oggetti in movimento, quindi quelle situazioni in cui ci mettiamo in cortile, non posso portarlo fuori, allora lo faccio correre un po', gli lancio 50 volte. 50 volte la pallina e me la faccio portare così il cane si diverte. Io questo boh, non lo faccio e non mi sembra un bel gioco da fare col cane. So che poi adesso mi arriveranno addosso le strali come sempre, perché succede sempre così. So che è un argomento delicato. Poi soprattutto in tanti giocano con la pallina col cane, quindi sentirgli dire che non è una cosa che io reputo bella, te li tiri come le calamite, insulti. Non so se è il tuo caso, Angelo, Hai centrato sicuramente perché non lo
non farei quel gioco lì, perché questo più che l'istinto sul venatorio lo spinge proprio a quell'attenzione che se a noi non interessa non andrei a coltivarla. E in più io soprattutto anche sul lavoro di conduzione, sia il guinzaglio che no, secondo me un buon cane è quello che ha l'attenzione sul conduttore. Ci sono tutta una serie di esercizi che si possono fare affinché si stimoli questa cosa se il cane non ce l'ha, però non devo essere io che guardo dove va il cane, ma devo andare a creare una situazione in cui il cane che guarda dove sono io. Questo ti mette, poi dipende dal cane, ovvio, ci sono cani dalla genetica e tutto il resto, però lavorare su questo ti mette al riparo. Può metterti al riparo da problemi di questo tipo. Mi ricordo una volta che avevo postato un video con tre cucciolini con cui ero uscito, no, erano due cuccioli e Tabuia che faceva da tutor, e mi era arrivato un messaggio che mi diceva: come fai a star dietro a tre cuccioli? Io non riesco con uno. Poi mi sono dimenticato di rispondere, però la risposta che gli avrei dato era: il problema è che non sei tu che devi stare dietro a tre cuccioli, ma sono tre cuccioli che devono stare dietro a te. Infatti, Luigi, tu cosa dici? io sono fresco di disgrazia perché ieri un cane che sta facendo un percorso educativo con mia moglie, un border collie di Pago di 5 mesi, è stato investito perché aveva questo atteggiamento. Erano le primissime lezioni, ovviamente. A 5 mesi può essere abbastanza tardi per una cosa ben fissata. E per esempio, Pago sembra che questo atteggiamento l'aveva imitato alla madre che aveva già quella tendenza e purtroppo quello che hai spiegato tu va benissimo a livello apprendimento in più esperienziale, cioè nel senso che anche a guinzaglio a ridosso di delle strade. Io sono rimasto toccato 2 anni fa. Un figlio di Niki della mia Labrador e un'altra Labrador molto brava a tartufi, tra l'altro, che erano di un mio amico, adesso ci sta solo il maschietto. Questi cani non si è capito come, poi sembrerebbe che questi cani sono stati, questi avevano imparato a uscire dal cancello di casa e dopo il Labrador, chi ce l'ha, si sa che veramente riesce a fare delle cose particolare, sembra che aprivano proprio la maniglietta del cancello e uscivano quando si dimenticavano di chiudere a chiave. E sembra che sti cani siano stati caricati al paese pensando che erano i miei, sembrerebbe, e sono stati visti all'improvviso a Corfine, a un paese dove pensate un Labrador che si fa 20 km, non ci crede nessuno, insomma, chi conosce la razza. Comunque cercherò di farla più breve. Se sono visti a questo paese, tra l'altro, dove io ho uno zio, i miei cugini. È stato dato l'allarme di questi cani anche perché è una famiglia anche molto conosciuta, una professoressa, un colonnello dell'esercito, i proprietari. Insomma, da Corfinio questi cani sono spariti fino a che un mio compare, un ragazzo che ho fatto da compare di fede, ha ritrovato il maschio dilaniato che pensavano che erano i lupi ancora vivo e vivo, con a 3 zampe. In un paese in linea d'aria da Corfinio che sta a 15 km, che sarebbe Prezza, insomma, lui pensava ai lupi. Portato dal veterinario, il veterinario toglie il lupo, dice: questo ha avuto un impatto con un mezzo pesante, e là ci passa il treno. Ahimè, il giorno dopo siamo andati sopra la ferrovia. Io mi portai anche un tutor, nel senso che per ritrovare il cane era chiusa la raccolta del tartufo in accordo con la forestale, perché il posto di tartufo estivo era chiuso, quindi era maggio il periodo. Abbiamo ritrovato questa cagna distrutta sopra la ferrovia. E là, secondo me, che cosa era successo? Perché poi ti fai tante riflessioni che questi cani. E dopo sono stati al paese ci sta sempre il deficiente che piglia le pietre e fa brutto al cane, quindi si sono allontanati dal centro abitato, si sono allontanati dalla strada che conoscevano bene come pericolo, anche perché Masha, la cagna che è morta, era una scienziata, ma proprio una scienziata. Tra l'altro, una settimana prima le avevo caricate in macchina io perché erano venuti a casa mia. Sasha è una cagna che fece il percorso educativo. Andrea ci vinse anche una gara sul ring con Sasha, il figlio di questo amico.
hanno imboccato la ferrovia, avendo trovato il paradiso, e si stanno ravvicinando al paese con l'istinto che ha il cane, chiaramente, si stanno ravvicinando al paese, purtroppo non conoscendo il treno, uno di loro ci ha rimesso le penne, l'altro adesso sta con tre zampe. Da quel momento, da quel giorno, io che cosa faccio con i miei cani? Che dopo sembro pure uno pazzo quando faccio queste cose. Ogni tanto li carico in macchina in prossimità della ferrovia, scendo a guinzaglio, e a guinzaglio gli tengo, gli faccio vedere il treno che passa. Sai che hanno cambiato di atteggiamento, e questa cosa funziona anche con le auto. Quando col cane c'è una buona relazione, chiaramente, cioè, se io prendo un cane che a guinzaglio ci è andato mai, ce lo devo trascinare per arrivare a strada, quello non si rende neanche conto di quello che passa. Però se c'è una buona relazione, il cane si rende conto anche di quello che accade, che chiaramente non ci deve far stare tranquilli al 100%, però insomma è consapevole, cioè il cane apprende. Poi, quando materialmente si avvicina alla macchina che sta passando, là il no e il rimprovero deve arrivare. Il no e il rimprovero deve arrivare in maniera tale che lui si incomincia a rendere conto. E io ho una vicina di casa che prima aveva un cane che si avvitava alla macchina. Per evitare questo, si è fatto l'altro cuccio, e mo sono due cani che quando vedono le macchine si lancia. Là si deve intervenire a livello comportamentale e cercare di impedire questa cosa. Purtroppo è così. È veramente una cosa molto, molto antipatica da parte del cane. È veramente una cosa molto antipatica. Quello che sta facendo da buia in questo momento, che è l'attività di running, ed è la massima espressione di amore per il proprio leader. Io conosco molta gente che ha cani da lavoro, che questa cosa qui non gliel'hanno fatta mai, quindi di lavoro, nonostante tutto, non sono proprio innamorati del proprietario, o comunque ci sono inibiti. Quello è il loro modo di. Allora, siamo, tra l'altro, chiudiamo, tra l'altro, adesso ve lo dico, è un segreto, Grooming, ho non detto dite a rooming, nessuno. scusate, grooming, attività di grooming. Non lo dite a nessuno. Mi sono sbagliato. Forse Apro tamugliando il almeno. cerchio. Mi Tamugliando il deve cerchio fare ste. Sì, ah, cavolo. attesa. Forse Bravo. tamugliando il cerchio attesa. Adesso vediamo, vediamo. Questo è Speriamo. un segreto. L'altro con cui chiudiamo, Marco Perticai, Tortone sul Mona, equidistanti da Arezzo, lontanucce. Marco, porta pazienza che a breve qua bollono molte cose in pentola. Probabilmente con Dario Capogrosso a breve vi faremo avere delle altre notizie. Potremo lanciare invece un progetto sempre sul tartufo a livello nazionale. Quindi potremo arrivare anche un pochino più in maniera più capillare, e questa è un'altra cosa che bolle in pentola. Su questa io ringrazio, vi lascio così, sì, sospesi, sia su Tabuglia in dolce attesa che su questo progetto con Dario che a breve vi verremo a raccontare. Luigi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a tutti che siete stati in chat con noi. Vi ricordo, chiusa la diretta adesso, andate tutti su patreon.com/trafford4dummies almeno a dare un'occhiata, poteste trovare delle cose interessanti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e ovviamente se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e così resterete sempre aggiornati sulle dirette del lunedì con Luigi Di Bacco, il mercoledì con Dario Capogrosso dell'allevamento di Lagotti Romagnolo Cacao Meravigliao, e solitamente il venerdì o il sabato, quasi sempre riesco, faccio uscire un video mio con Tabuia e Timo Rasso, i miei due lagotti. Va Buonanotte a bene. tutti e grazie, grazie Luigi. Ciao, Buonanotte. buona serata, ciao. Ciao, buonanotte.